eccolo qua il campione d'Italia! Qui a Marmio, Pian delle Betulle, un grandissimo Xavier Chevrier, il campione d'Europa, vince e conquista la maglia di campione d'Italia, con il nostro applauso. Bravo! Grande Xavier, sorridente. A tagliare per primo il traguardo dopo 11 km di corsa è stato Xavier Chevrier dell'Atletica Valli Bergamasche, con un tempo di 46 minuti e 4 secondi al termine di un'emozionante sfida con Bernard De Matteis. Terzo sul podio Francesco Puppi, mentre tra le donne ha vinto Selini Ranzi, con Alice Gaggi seconda, che si è laureata campionessa italiana insieme a Chevrier. Terza Sara Bottarelli. Questi verdetti più importanti della gara valevole per i campionati nazionali di corsa in montagna, secondo trofeo Piero Carnovali, che si è disputata nel suggestivo scenario di Pian delle Betulle. La Valsassina ha così vissuto un'altra grande giornata di sport, grazie al promotore Giovanni Righetti, all'organizzazione del centro sportivo di Cortenova e al sostegno dei comuni di Marmio, Crandola e Cortenova, della comunità montana e di importanti sponsor e associazioni, in accordo con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Numeroso anche il pubblico che ha voluto sostenere e applaudire gli atleti fino agli arrivi alle premiazioni, alle quali hanno voluto essere presenti due grandi sportivi come Antonio Rossi, oggi assessore regionale allo sport, e Rosita Rota Gelpi, già campionessa di corsa in montagna. Gare di alto livello non solo negli assoluti maschile e femminile, ma anche tra i più giovani, con le vittorie di Daniel Pattis e di Paola Varano nelle categorie junior. La prova di Pian delle Betulle è stata la seconda dei campionati italiani che hanno stabilito i tre migliori assoluti, nell'ordine Xavier Chevrier, Cesare Maestri e Francesco Puppi tra gli uomini, Alice Gaggi, Sara Bottarelli e Samantha Galassi tra le donne, senza dimenticare gli junior più veloci, Daniel Pattis e Linda Palumbo, e le migliori promesse, Nadir Cavagna e Roberta Ciappini. Rivediamo i momenti più significativi e sentiamo le voci dei protagonisti dell'evento sportivo valsassinese, al termine del quale c'è stato anche il simpatico omaggio canoro di Don Bruno Maggioni, il sacerdote ormai famoso a livello nazionale per la sua passione per il canto e il ballo. Ultimi preparativi al Pian delle Betulle per i campionati italiani di corsa in montagna. Tra poco oltre 200 atleti al via. Sindaco, un evento sportivo prestigioso non solo per Marmio ma per tutta la Valsassina. Siete pronti? Sì, ci abbiamo impiegato un bel po' di tempo a organizzarci, però devo essere sincero, le cose sono andate molto bene, perché devo ringraziare quelli che si sono impegnati. Ce l'abbiamo messa tutta, siamo contenti perché oggi siamo veramente in una situazione di privilegio, oserei dire. Oltretutto poi il buon Dio ci ha dato una giornata stupenda e quindi per noi è una cosa veramente bella, siamo soddisfatissimi. Un'occasione importante per promuovere anche il turismo, non solo lo sport. Certo, questa è un'altra occasione per promuovere il nostro territorio. Io, oltre che da sindaco qua del Comune di Marmio, sono anche contento perché come assessore alla comunità montana allo sport ci siamo anche impegnati, almeno io personalmente, perché questa manifestazione avesse una risonanza a livello nazionale e vedo che abbiamo ottenuto i risultati sperati. Quindi in bocca al lupo, come si dice. Voi giocate in casa, giusto? Esatto, sì. Voi siete quindi di? Premana. Una bella giornata, è freschina, si dovrebbe correre bene secondo me, dopo vediamo. Anche 2 anni fa, la Campionati Italiani a staffette, eravamo qua. Siamo in 5 oggi nella nostra società, da Polisportiva Pagnona. Voi venite da e quanti siete? Altava Brembana, siamo in 7 atleti, GSO Robie, gruppo sportivo Robie. Abbiamo fatto 2 anni fa la staffetta, sì. Sì, molto bello l'ambiente, il percorso bellissimo. Pool, società Alta Valle Seriana. Oggi però abbiamo solo un atleta che corre, ne siamo accompagnatori, siamo qua a dar sostegno a tutti gli atleti che faticheranno oggi sul percorso. Qualche anno fa una corsa durissima nel deserto, oggi è qua ai Pian delle Betulle per questo importantissimo evento. Tutto pronto? Cosa si aspetta?
Ma va bene, una gara completamente diversa, a parte che vabbè, sono passati parecchi anni, però vabbè, ho fatto un po' di tutto, dalla strada alla montagna, oggi proviamo questa, l'altra volta, l'anno scorso non avevo partecipato e quest'anno voglio provarla. Ricordiamo quale deserto, che gara aveva fatto, in che anno? Nel 2010 avevo fatto la corsa a tappe da 100 km dal Sahara. Ragazzi, vi state preparando? Voi venite dal? Trentino. Team? E Clarina. C'eravate già 2 anni fa o la prima? No, è la prima. Riscaldamento pre-gara al sole. Rilassante. Rilassante, sì. Tanto già dopo da far fatica. Ricordiamo chi organizza questo importante evento sportivo di portata nazionale. Centro Sportivo Cortenova è un'associazione nata nel 1971, comprende sezione atletica, calcio, pallavolo e ciclismo. A sezione atletica siamo in 95 tesserati, un bel gruppo fra bambini e adulti. Facciamo le gare del circuito CSI, della FIDAL. E quest'anno ci hanno chiesto di organizzare, con l'aiuto del dottor Gianni Righetti, che è stato il promotore, di organizzare questo evento e siamo stati molto orgogliosi di farlo e ci siamo impegnati e speriamo che tutto vada bene. C'è anche il sostegno del comune, di altre associazioni? Sostegno il comune di Marnio, il comune di Crandola, il comune di Cortenova e poi ci sono tutti, li ringrazio tutti gli sponsor, sicuramente perché senza di quelli non si può fare niente. Ringrazio tutti i miei collaboratori che mi hanno dato veramente una grossa mano, gli alpini di Marnio, gli alpini di Acquate, le associazioni siamo noi. Qual è il percorso? Sì, il percorso, la partenza è su questo pianoro che potete vedere, immagino, e con un breve tratto di circa 600-700 metri, con un tratto leggermente in salita e poi pianeggiante o leggermente in discesa. Poi inizia la gara, diciamo, più impegnativa, la parte che del giro lungo si conclude con i 3 km della cima, del cimone di Marnio, a 1800 metri, e da lì inizia un tratto di discesa nel bosco piuttosto impegnativo, con un curvone che conduce all'ultima discesa, che porta poi sul pianoro del traguardo. La discesa è tecnica molto impegnativa, è stata scelta come percorso, come tratto del percorso dalla Federazione Italiana, proprio nello specifico perché si voleva inserire in questo percorso quest'anno un tratto di discesa estremamente tecnica. Il giro corto invece è un giro che ha un dislivello chiaramente inferiore e permette di percorrere comunque i 5,5 km minimo totali che sono previsti poi per alcune delle categorie. Da quanto state lavorando all'organizzazione di questa gara? Da settembre scorso, quando ci è stato proposto questo impegno. Quanti siete? Come volontari, come organizzatori? Non si contano, però siamo sempre in tanti. Meno male che siamo in tanti, perché quando c'è un impegno importante, più persone ci sono e meglio è. Tanti azzurrini e tante azzurre, forza ragazze! Con la Gaggi, la Galassi, la Bostarelli e tutte le altre, forza ragazze! Alcuni dei migliori, si va! Applausi, applausi! Forza ragazzi! Buon campionato italiano! Dai, dai! Vai, 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 vai! Ale, ale, ale! Grande De Matteis, grande! Dai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Bravi, bravi, bravi! Dai, dai, dai! Siamo allo sprint, una gara davvero emozionante, vediamo lungo la discesa Xavier Chevrier, il pubblico applaude, pochi secondi dopo Bernard De Matteis che sta tentando il tutto per cercare di raggiungere il primo, ecco, spettacolo puro, gli ultimi secondi, lo scatto di Xavier Chevrier. Ed eccolo qua il campione d'Italia! Qui a Marnio, Pian delle Betulle, un grandissimo Xavier Chevrier, il campione d'Europa, vince e conquista la maglia di campione d'Italia, con il vostro applauso. E vedete che bello il campione d'Italia che applaude il suo grande avversario.
perché questa è una famiglia, la famiglia della corsa in montagna. Grande Berni, grande Berni, terzo assoluto. E sul podio c'è Francesco Puppi, grandissimo, bravo. Bravi questi atleti, bravi, bravi, bravi. Eccoci all'arrivo con il campionissimo Xavier Chevrier, campione d'Europa e oggi ti lauri campione italiano. Sì, questa è un'annata particolarmente incredibile perché sono riuscito a inizio luglio a vincere un titolo europeo in cui credevo tanto. Ho fatto sesto ai mondiali non lontano da qua a Premana, primo degli europei e primo degli umani, se vogliamo, dietro i fortissimi africani. Oggi è arrivato questo titolo italiano che io quest'anno non chiedevo più niente al fatto, al destino, nel senso avrei preso tutto quello che sarebbe arrivato col sorriso e è uscita fuori questa splendida gara. Sono felice di averlo fatto qui e qui c'è la mia futura moglie che è venuta a vedermi e niente, ci siamo fatti un ennesimo bellissimo regalo. È stato bello finalmente di nuovo un bel percorso di corsa in montagna vera e propria. Una gara difficile, ancora una volta la sfida è con Bernard e Matteis, una sfida davvero emozionante per campioni. Sì, è stata una sfida bellissima che prima della partenza non credevo di poter stare con lui. L'altra settimana Malonno ci ha bastonati come si deve e oggi ci ho provato, ho detto non devo aver paura. Sapevo che andandogli dietro avrei messo un po' in gioco il mio titolo italiano perché la mina sarebbe arrivata da un momento all'altro. Invece è stato divertentissimo, ho corso col sorriso assieme a Bernard, è stato fantastico potergli arrivare davanti, ma siamo tutti amici, ci siamo abbracciati tutti e questo è un po' l'inno della corsa montagna. Sì, è stata una bella gara e che dire, Xavier si merita questo titolo italiano e oggi era destino che vincesse lui, dai, io ci ho provato, gliel'ho messa giù dura perché non bisogna mai regalare niente in questo sport, anche se siamo amicissimi fuori dalla gara, però in gara siamo comunque avversari, a parte quando corriamo con la maglia della nazionale, perché lì non siamo più avversari ma siamo un tutt'uno. Però qui era campionato italiano, io ci ho provato a vincere, ma è stato più forte di me. Io 2 anni fa qui avevo fatto un capolavoro, avevamo vinto il titolo italiano con la mia società, la Corrin Time, che devo ringraziare di cuore perché ci dà un sostegno incredibile a me e mio fratello Martin. Devo ringraziare tutti. Non posso che ringraziare il pubblico, qui veramente Pian delle Betulle è straordinario, c'è una visuale sulle Alpi incredibile, si meriterebbe di organizzare anche qualcosa di più importante. Un podio che rappresenta un ottimo risultato. Sì, non posso chiedere altro perché comunque 2 settimane fa il mondiale qua a Premana mi ha lasciato un po' di stanchezza sicuramente, però dai, anche questo weekend è andata benissimo, io sono sempre contento di essere qua, di giocarmela con gli altri miei compagni di nazionale e in questo bellissimo contesto. Sono contento di essere salito tante volte in Valsassina quest'anno perché ha organizzato veramente delle manifestazioni fantastiche. Where are you from? I'm coming from Rwanda. My name is Iranzi. Io vengo dal Ruanda, mi chiamo Celine Iranzi e la mia società di corsa è della Garfagnana. Quella di oggi è stata una gara dura ma molto bella e il verdetto è stato soddisfacente. Eccoci con Alice Gaggi, seconda al traguardo, complimenti, sei anche campionessa italiana, una grande gara anche oggi. Grazie, sì, oggi ho cercato di lottare perché appunto c'era in ballo il titolo italiano e sommando questi punteggi a quelli della prova di Arco si eleggeva appunto il campione italiano e quindi sono davvero contenta. Il percorso era bellissimo, mi è piaciuto davvero tanto, non ho osato molto sul primo tratto di discesa che forse era il più tecnico, ma poi mi sono lasciata andare e mi sono divertita tantissimo. È la seconda volta che vengo qui a correre al Piano delle Betulle, la prima volta avevamo disputato il campionato italiano di staffetta, quest'anno un campionato italiano individuale è sempre un posto magnifico. Eh sì, sono molto contento, la corsa in montagna in Italia a tradizione, quindi sono molto contento di aver potuto vincere questa seconda prova.
Siamo con il responsabile del percorso, un percorso che è stato applaudito da tutti, pubblico e soprattutto atleti. Quanti chilometri e che percorso è stato? 8 e 4 le donne e 10 e 8 gli uomini, che è il giro più lungo sul giro lungo. Il percorso era due giri da 5 e 4 misurati. E sono stati comunque entusiasti, avendo il tempo di ieri che era brutto tempo, adesso almeno oggi ci ha graziato di questo bel tempo. L'è impegnato anche come giudice di gara, come considera questo evento? Noi l'abbiamo fatto 2 anni fa e anche a Cortenova sono stati bravissimi, hanno organizzato una bella manifestazione, hanno cambiato un po' il percorso, che noi salivamo da questo pratone, invece loro scendono, però complimenti a Cortenova perché sono stati proprio bravi. Dopo Premana, oggi Pian delle Betulle, la Valsassina è sempre più capitale della corsa in montagna, del grande sport. Sì, sempre veramente l'organizzazione perfetta. C'è stata una grandissima organizzazione per i mondiali a Premana, col Giro de Monte e tutto il resto. E anche oggi, insomma, vedi quanta gente c'è, giornata spettacolare. E Pian delle Betulle, tra l'altro io ero stato qua 2 anni fa per sempre il campionato italiano a staffette, c'è tanto entusiasmo, quindi complimenti all'organizzazione, complimenti ai giudici, ma soprattutto complimenti agli atleti che hanno finito un percorso che è veramente duro, quindi per me io ho una grandissima stima in questi atleti, perché è veramente una disciplina molto dura e che rende uomini. Due manifestazioni così importanti in Valsassina, era una vita che le volevo vedere. Io ho sempre corso, ho sempre portato il nome della Valsassina all'estero, però correre in casa sarebbe stato fantastico. E poi, ho trovato tutti i miei amici, bellissimo rivederli qua. Ti è venuta voglia di correre anche oggi? Ma insomma, con due bimbi adesso che mi portano via un sacco di tempo, è duro ricominciare, però sì, certo, verrebbe sempre voglia di correre. Dopo la gara in Trentino, oggi quella al Pian delle Betulle, due manifestazioni importanti per incoronare i campioni italiani. Com'è andata? Quasi una festa, no? Un po' tra le rivincite dopo una lunga stagione, anche all'indomani del doppio appuntamento mondiale sempre qui in Valsassina, però sono state gare vere perché c'erano ancora molti verdetti da definire. La gara maschile che si è chiusa da poco è stata bellissima anche sotto l'aspetto agonistico, con la sfida tra Chevrier e Bernard De Matteis. Sono state delle belle gare in uno scenario spettacolare che sembra fatto apposta per essere un piccolo grande teatro per la corsa in montagna, percorso che è piaciuto a tutti, percorso altamente godibile anche dal pubblico, quindi un inno alla corsa in montagna. Ai campionati nazionali di corsa in montagna qui a Pian delle Betulle anche il miglior maratoneta italiano. Ovviamente oggi non gareggi, ma come segui, come vedi questa manifestazione? Sì, no, sicuramente io queste gare corsa in montagna non le faccio perché sono specializzato di più su corse su strada e in pista. Infatti adesso sto preparando poi una maratona, dovrebbe essere quella di Francoforte il 29 ottobre. Beh, sono qui perché comunque l'ideatore di questa gara è mio suocero Gianni Righetti e quindi ho passato parte delle vacanze, parte della preparazione estiva qui a Pian delle Betulle. Sicuramente è un posto meraviglioso da valorizzare facendo queste gare, queste attività, queste escursioni, camminate. Abbiamo deciso di partecipare, di prendere parte, di dare anche, penso, un importante contributo perché questo è il territorio dove noi abbiamo comunque tantissimi clienti. Ci sono anche dei legami importanti dal punto di vista sportivo. Chi mi ha sollecitato sono persone che, clienti ma anche amici, e quindi abbiamo deciso di sostenere queste attività che sono secondo me importantissime. Il territorio, la natura, le famiglie ci tengono lontano da momenti che sappiamo non sono forse magari i migliori dal punto di vista sociale. Qui è uno spettacolo e sono contento di aver dato una mano anche importante a questa situazione. Siamo con il promotore di questo importante evento sportivo, un bilancio. Ma direi un bilancio è nettamente favorevole, siamo stati fortunati per una giornata bellissima. Abbiamo avuto la collaborazione massima delle istituzioni, sindaci di Margno, di Crandola, di Casargo. Siamo stati onorati dalla presenza di Antonio Rossi, della Rosita, del Tita Lizzoli. Gli sponsor ci hanno supportati, direi meglio di così non poteva essere.
Quindi direi che organizzare delle cose così è anche facile quando si trova questa collaborazione. Alleluia, 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 alleluia. Nella messa partecipatissima, lei ha detto una giornata di festa, di sport, di gioia, e ovviamente ha dedicato una canzone anche agli sportivi, gliela chiediamo anche noi. Sicuramente con tanta gioia, ormai la messa è finita ma c'è ancora tantissima gente, e dedicato a tutti un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria al fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, viva lo sport, viva tutti, buona domenica, un bacio, grazie.